Allora, siamo qui con una volontaria della Collina dei Conigli e un volontario peloso che è Folfetto, detto Folfo, ex David Astolfo. Bowie, adottato qui in collina, che oggi si presta per far vedere in che modo bisogna maneggiare un peloso. Vai. Allora, quando prendiamo un coniglio, lo prendiamo in questo modo. Lo teniamo con la schiena contro di noi, con le zampe ferme, così. Blocchiamo le zampe, teniamo bene le zampe In maniera tale ed è ben da non attaccato. lasciargli lo spazio per dimenarsi. Ok. E il coniglio, che bello che è. Ah, amore. Eccolo. Poi Poi per lo rimettiamo giù. riappoggiarlo, Così. E così. delicatamente ci si avvicina e non si lancia. E non si lascia neanche che lui si agiti Non in si modo lascia eccessivo. cadere. Esatto. Quindi ci si avvicina il più possibile al pavimento. Adesso spieghiamo come non va preso un coniglio, come non va maneggiato un coniglio. Allora, togliamo. Allora, un coniglio non va mai sollevato per le orecchie, perché le orecchie sono una parte molto molto delicata, ci sono le terminazioni nervose, per cui assolutamente non va sollevato. Non va sollevato prendendolo per la pelle della schiena, assolutamente no, perché si fa male. E rischia lesioni poi alla colonna. Quando scappa non va mai trattenuto per le zampe di dietro. È vero, Se lui vuole scappare non lo trattenete mai tirandolo per lo le lasciate zampe, lo andare. lasciate andare e non va Luca, prendi un attimo foto. E non va mai sollevato in questo modo. Prendiamo un volontario gatto. Abbiamo trovato una Un'altra gentile volontaria. Sì, collaboratrice. non è molto collaborativa. Lei è Zippiri. E vi facciamo vedere con lei, perché il gatto resta più tranquillo confronto al coniglio, come non si solleva un coniglio. Un Così. coniglio non si solleva mai così. Perché Esatto, non tiriamo su neanche Zippiri perché non fa bene neanche al gatto essere preso così. Esatto. altrimenti il coniglio potrebbe cominciare a roteare con questa parte e E farsi farsi male alla male. schiena. Ok. Brava Zippiri. Ti ha fatto i dispetti da dietro, Fofo. Quindi, brava, grazie. Ciao Zippiri, grazie. Ringraziamo Zippiri. E Fofo che lo sotto Zippiri. Lo sa che è un gatto? Sì, è come Isotta.